Si sono conclusi i giochi isolimpici di Napoli, gare sportive ed approfondimenti tematici che rievocano i giochi che nacquero 4 anni dopo le prime Olimpiadi della storia. Un'occasione per raccontare ai più giovani quella delle Olimpiadi napoletane, grazie all'Associazione Amartea, presieduta da Fiammetta Miele, alla collaborazione del Comune di Napoli, il patrocinio della Commissione Europea dello Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Sportivo, Regione Campania, Università di Napoli Partenope, Università di Napoli Sor Orsola Benincasa, Università di Napoli Federico II e Padiglione Italia Expo 2015. Alle Terme di Agnano ho presentato anche il libro Senza paura di Flavio Pagano con Antonella Leardi sulla vicenda dell'assassinio del giovane Ciro Esposito. Tantissimi ragazzi presenti. Presente anche il presidente del CONI di Napoli, Sergio Roncelli. I giochi isolimpici, la scoperta che a Napoli 2000 anni fa si facevano dei giochi olimpici paralleli a quelli di Olimpia, dimostra come il rapporto fra Napoli e lo sport sia sempre stato grande, cioè i napoletani hanno sempre capito il valore dello sport come cultura. Il responsabile dello sport di Isolimpia, Mauro Brancaccio, già olimpionico di basket, spiega l'importanza dell'evento. C'era a Napoli, sotto l'epoca di Augusto, questa imprimatur che aveva messo l'imperatore che, su questi giochi, come ovviamente fatto politico in alternativa a quelli che erano i giochi di Olimpia, nella vecchia Olimpia. E questi giochi erano, rispetto ad Olimpia, non solo sport ma anche cultura, quindi teatro, musica e ballo. E venivano ogni 4 anni, in alternativa ai giochi di Olimpia, eseguiti proprio a Napoli. Gli scavi della metropolitana di Napoli hanno trovato, e sono elemento di divulgazione di questo ritrovamento, è un elemento dove praticamente si facevano esattamente i giochi isolimpici a Napoli.